E l'uovo d'oro Liberto 825, smartphone pensato per un pubblico senior. Le specifiche tecniche quando si parla di questi smartphone non sono molto utili, basta comunque considerare che abbiamo un funzionamento adeguato in ogni tipo di circostanza, una buona batteria e addirittura anche una buona fotocamera. Ma il pezzo da 90 di questo d'oro 825 Liberto è l'interfaccia utente. D'oro ha sviluppato un sistema davvero per utilizzare Android con una semplicità quasi incredibile, tutto a portata di mano per chi non ha voglia di perdersi nei mille meandri dei settaggi di questi smartphone. Un prodotto pensato con un target preciso e davvero ben realizzato. Vi racconto meglio questo nuovo d'oro 825 qui sul canale YouTube di Cellular Magazine. Ed eccolo allora il nuovo d'oro 825 Liberto. Come vi dicevo in fase di presentazione, uno smartphone con una destinazione precisa, viene chiamata commercialmente uno smartphone senior destinato a un certo tipo di utenza. Il focus reale qual è? Quello di offrire un prodotto semplicissimo da utilizzare. Se andate sul sito di d'oro c'è una definizione che è davvero molto chiara, che condivido. È una rivoluzione semplice quella che questo smartphone vi offre, cioè la possibilità di utilizzare tutto il sistema operativo Android nella sua vastità, nella sua potenza, ma in maniera semplicissima, e ora vi faccio vedere anche il perché. In questo caso eviterò di indugiare troppo sulle specifiche tecniche perché hanno un valore relativo quando si parla di uno smartphone di questo tipo, quindi vediamo di essere anche rapidi in questo caso. Intanto ben ritrovati sul canale YouTube di Cellular Magazine e un saluto da Ivan Paparella. Andiamo per sommi capi. Il display è un bel pannello da 5 pollici, quindi sufficientemente ampio per visualizzare qualsiasi contenuto, navigare in internet, foto, video, va davvero bene. Risoluzione HD, quindi è sufficientemente risoluto e anche la resa dei colori è piuttosto buona. Nella parte posteriore trovate anche una buona fotocamera da 8 megapixel con autofocus, il flash LED per illuminare le scene scure e la capacità anche di acquisire video in full HD. Una fotocamera che ha delle prestazioni intermedie adeguate a questo tipo di prodotto, semplicissimo da utilizzare, e ora vi faccio vedere anche il perché. Una batteria che vi consente di arrivare senza problemi a coprire un'intera giornata. In realtà, secondo me, l'utente tipo di questo smartphone riesce anche a superarla la giornata, perché i consumi non sono mai eccessivi. Una bella griglia, uno speaker viva voce che funziona bene sia per la musica che per le chiamate in viva voce. C'è poi questo altro tasto, ma ci torniamo su dopo. Il cuore di questo smartphone: Android in versione 5.1, il sistema operativo, un processore quad core che spinge senza problemi qualsiasi tipo di applicazione, 1 giga di memoria RAM, ma soprattutto 8 giga di memoria integrati che possono essere espansi con delle semplici schedine micro SD. Trovate lo slot qui sotto al cover. Ci sono poi tutte le connettività, il wifi, il bluetooth se volete utilizzare ad esempio una cuffiata viva voce, se lo volete collegare al viva voce della macchina. C'è anche il chip NFC, c'è la possibilità di utilizzare la rete dati LTE, quindi siamo comunque ai massimi valori possibili per quanto riguarda le connettività da poter utilizzare. Ma il pezzo da 90 reale qual è? L'interfaccia. D'oro ha lavorato in maniera minuziosa, attenta, per rendere l'interfaccia utente, cioè ciò che lo smartphone ci propone, atto a gestire in maniera veloce il sistema operativo. Ho volutamente evitato di personalizzare qualsiasi tipo di schermata, l'ho lasciata esattamente come la trovate all'accensione. Perché? Perché c'è uno studio da parte di d'oro in questo caso per far sì che sia tutto facilitato anche alla prima accensione. Lo smartphone vi domanderà se è la prima volta che state utilizzando uno smartphone di questo tipo, se no vi guiderà passo passo in alcuni semplici settaggi, dovete inserire eventualmente il vostro indirizzo di posta elettronica, cose abbastanza comuni. Poi vi troverete davanti a questa interfaccia con queste semplici icone, avrete in bella vista il Play Store dal quale potrete scaricare tutte le applicazioni che volete utilizzare, ad esempio i servizi di messaggistica, se siete iscritti a qualche social network trovate lì i client relativi. Poi ci sono i servizi Google con il browser per navigare in internet, la casella di posta elettronica, volete vedere qualcosa su YouTube, molto velocemente lo trovate in questa schermata, tutti i servizi Google che sono raggruppati. Ma il bello dove arriva? Nella parte inferiore avete questi tre tasti molto in evidenza: chiama, visualizza e invia. Che cosa potete fare? Premendo il tasto chiama vi si apre questa interfaccia di dialogo e lo smartphone vi domanda chi
volete chiamare, volete comporre un numero da zero, quindi premete questo pulsante, vi si apre il tastierino telefonico, vi ricordate a memoria il numero di un vostro amico, della vostra amica, lo digitate direttamente, non ve lo ricordate, basterà scrivere il nome corrispondente tramite i pulsantini qui, lo vedrete comparire in maniera estremamente semplice, quindi ricerca intelligente. Oppure avete ricordato che avete chiamato l'altro ieri la vostra amica, andate sulle chiamate recenti, vedete l'elenco adesso qui, ne ho tenute un paio apposta, ho cancellato le altre per motivi di privacy, troverete chi avete chiamato qualche giorno fa, basterà tapparci sopra e il telefono eseguirà direttamente la vostra chiamata, oppure potete andare direttamente nella lista dei contatti e cercare velocemente il contatto che volete chiamare. Potete anche decidere di inviare un messaggio di posta vocale tramite la posta elettronica. C'è anche la funzione che si chiama visualizza. Che cosa vi domanda lo smartphone? Volete vedere un messaggio? Volete vedere sempre il registro delle chiamate a cui facevamo riferimento poco fa? Oppure volete andare a vedere le immagini, le fotografie che avete fatto mentre eravate in giro a passeggiare, a fare un viaggio? Le trovate lì? Oppure volete andare nella mail? Volete entrare nella rubrica? Oppure avete in mente qualcosa? Volete cercare dei dettagli? Qualcosa su internet? Vi si aprirà il browser di navigazione? Scrivete che cosa volete cercare, sia esso un indirizzo internet che conoscete oppure una parola chiave di ciò che state cercando. Ecco che il sistema vi porterà direttamente sul browser integrato e velocemente riuscirete anche a trovare i vostri contenuti. Avete in mente un appuntamento? Lo avete inserito nel calendario? Ecco che qui c'è il calendario personale con tutti i vostri dati. Volete entrare nelle applicazioni? Volete prendere degli appunti? Potete farlo in maniera velocissima. Oppure state cercando qualcosa ma siete al buio? Premete qui su questo pulsante e come potete vedere si accende la lampadina come se fosse una torcia. Questa funzione, tra le altre cose, è utilizzabile anche facendo scorrere la tendina delle notifiche dall'alto verso il basso. Troverete il pulsante torcia, basterà cliccarci sopra e si accenderà sempre la lampadina. Ma potete cercare anche le previsioni del tempo, potete utilizzare la lente di ingrandimento, la fotocamera principale si trasforma in una lente di ingrandimento per aiutarvi a leggere magari delle cose che sono piccole, che si fa un po' fatica a leggere. Vedete che in un unico menu, in un'unica macro area, trovate tutte queste possibili opzioni. Oppure c'è questo pulsante che si chiama invia. Che cosa? Anche qui in questo caso un messaggio, una mail, quindi un messaggio di posta elettronica. Avete scattato una foto, un bellissimo tramonto, la foto a un nipotino e la volete condividere. Da qui un'immagine o il video e andate a condividerlo con le altre persone. Volete cercare un contatto oppure vi ricordate che avete un file che è stato parcheggiato nel telefono. Qui vi si aprirà il cosiddetto file manager, il gestore dei file, e vi farà vedere tutti i contenuti che avete sul vostro smartphone. Un suono registrato, perché avete registrato qualcosa, ecco che lo trovate qui e lo potete condividere alla velocità della luce. Queste sono le attività principali, quelle che di solito vengono utilizzate da tutti. Vedete che c'è questo piccolo triangolino, basterà far scorrere il dito e i pulsantoni diventano di più, perché avete la lente di ricerca, avete scatta che non fa altro che attivare la fotocamera, avete la possibilità di ascoltare della musica oppure potrete impostare velocemente alcune cose, ad esempio la sveglia. Se c'è la connessione internet, ad esempio accoppiarla ad una rete wifi, modificare la vostra schermata iniziale, se per esempio lo sfondo che avete messo, che avete trovato, non vi piace, volete utilizzarne un altro, oppure volete aumentare il numero delle applicazioni da vedere direttamente sulla vostra home page, o far comparire dei widget, quindi che contengono delle informazioni supplementari su altre situazioni. Di qui si entra in una zona invece più specifica. Avete visto, c'è scritto opzione di supporto. Che cosa succede in questo caso? Entra in gioco questo pulsante che vi ho fatto vedere prima, ma di cui non vi ho spiegato esattamente il motivo. È una sorta di pulsante di allarme. Avete bisogno di aiuto, dovete lanciare un messaggio. Ecco che premendo su questo pulsante, o una volta in maniera fissa, o premendo un paio di volte, ci sono delle opzioni da poter configurare, potete decidere ad esempio di lanciare un messaggio d'aiuto a un numero di telefono, quindi lo smartphone eseguirà una vera e propria telefonata a qualcuno facendo intendere che avete necessità di aiuto, di soccorso, oppure un messaggio, un vero e proprio SMS. Lo potete configurare entrando in questo pulsante
e da qui potete gestire una serie di cose, perché potete esercitare una pressione normale, potete esercitare un triplo tocco anche sul pulsante. Da qui potete decidere anche se cambiare alcune delle applicazioni, perché in questo caso è attivo il pulsante assistenza o di emergenza, oppure potete aggiungere delle altre a vostro piacimento. Qui potete aggiungere invece i numeri di emergenza. Io in questo momento ho cancellato quelli che ho usato per le prove e ho lasciato quello del customer care del gestore che stiamo utilizzando, giusto per non rompere scatole a nessuno. Ora vi faccio vedere anche come funziona. Basterà premere qui aggiungi contatto per aggiungere degli altri numeri. Ad esempio potrete aggiungere numeri, non so, di vostro figlio, di un vostro amico, di qualcuno che vi possa prestare aiuto o soccorso qualora ce ne fosse bisogno. Anche qui in caso di emergenza, vedete, potete inserire un numero da chiamare velocemente qualora ci siano delle urgenze. Importanti due cose: il nuovo Doro 825 è disseminato di tasti fisici, proprio per far sì che non ci sia neanche quel minimo imbarazzo di dover interagire con un touchscreen, cosa che ogni tanto crea qualche disturbo a chi non ha un'abitudine continua a utilizzarlo. Molto ben retroilluminati, avrete il pulsante home con anche queste due leggere sporgenze per farvi individuare il pulsante centrale, il tasto di ritorno e l'attivazione del multitasking per vedere tutte queste cartelle, per capire che cosa avete fatto poco prima, quindi per riaprire un'applicazione che stavate già utilizzando precedentemente. Ma non solo, c'è il pulsante del volume ben in evidenza, c'è il pulsante di accensione ben in evidenza e c'è anche quello della fotocamera, che è una grande comodità, perché da qualsiasi posizione vi trovate vi basterà tenere premuto il pulsante di scatto della fotocamera per qualche secondo ed ecco che si apre la fotocamera. Non dovete andare in giro a cercare l'icona se è nascosta, basta premere il pulsante di scatto. Da qui trovate delle semplicissime opzioni: o fate partire la modalità fotografica, quindi fate una foto, oppure fate partire il video tramite questo pulsantino in alto a sinistra. Vedete questi tre puntini, potete decidere di attivare il flash, la griglia di composizione per chi ha un'idea precisa di cosa possa essere. Vedete, si attivano queste linee orizzontali e verticali per far sì che la foto venga fatta il meglio possibile, il timer, oppure ci sono delle altre impostazioni che riguardano la risoluzione della foto, massimo in 8 megapixel. Potete anche andare sulle risoluzioni più alte per quanto riguarda il video, ad esempio il Full HD. Adesso io di solito ho qui un oggettino colorato che in questo momento non trovo, e allora, anzi, eccolo qua, se no me la cavavo con la mia scatola di caramelle. Vediamo di fare velocemente una foto, giusto per farvi vedere come si fa. Pulsante di scatto, basta premere, il telefono mette immediatamente a fuoco ed esegue la fotografia. Evito di indugiare oltre, le foto vengono piuttosto bene all'aperto. In questo caso ho sbagliato io, perché ho premuto troppo in fretta e non è venuto esattamente a fuoco, quindi vediamo magari di ripetere l'operazione. I dettagli ci sono, vedete, ecco, questa immagine è venuta molto molto meglio di quella precedente. Non andate a cercare eccessivi difetti nelle fotografie, perché se le volete li trovate, ma non è lo scopo di questo smartphone avere una super fotocamera, una fotocamera che va bene per gli utilizzi comuni, da tenere le foto sul dispositivo, farle vedere, eventualmente condividerle sui social network. È una fotocamera che ha delle prestazioni addirittura superiori, secondo me, alle sue reali esigenze. C'è anche il video in Full HD, quindi potete utilizzare anche la massima risoluzione se vi serve. Che cos'altro vi posso raccontare di interessante? Ci sono questi tre connettori qui sul lato di sinistra. A che cosa servono i connettori? Troverete nella scatola anche questa dock, questa piccola basetta. Potrete mettere lo smartphone in orizzontale. Dopo qualche istante vedrete che si attiverà proprio una modalità dedicata all'utilizzo della docking station. Avrete la possibilità di intervenire su alcuni valori, potete scegliere l'orologio digitale o quello analogico, cambiare lo sfondo oppure la modalità notturna. Tornando nella modalità iniziale, potrete addirittura far partire una chiamata. Ecco che in questo caso eseguite una chiamata e parte direttamente il viva voce. Oppure avete voglia di uno slide di fotografie da vedere in continuazione, magari con qualche vostro affetto, con qualche vostro ricordo, potrete utilizzarlo come una sorta di cornice digitale.
potreste utilizzare la sveglia se magari lo tenete sul comodino, oppure lanciare della musica. Di qui entrate nelle impostazioni e modificate, come vi ho fatto vedere prima, anche le cose più importanti. Vi comparirà poi l'ora, vedete che dietro c'è uno slide di fotografie che cambiano in continuazione, avete sempre l'orologio in evidenza e anche la data. Una grandissima comodità proprio per usare questo smartphone a tutto tondo. Volevo fare anche un attimo una riflessione sulle dimensioni, perché certamente non è uno smartphone piccolo, pesa intorno ai 160 grammi, ma secondo me è una scelta opportuna, perché è uno di quei prodotti che non scivola di mano, avete questo bel cover con la finitura gommata posteriore, quindi non vi scapperà via come una saponetta, ed ha anche una grande sensazione di solidità. Quindi anche se abbiamo più di un centimetro di spessore, è uno smartphone che si tiene piacevolmente e soprattutto non ha quella caratteristica che ogni tanto capita per gli smartphone più belli, più particolari come materiali, che ci sfuggono di mano davvero come se fossero delle saponette. In questo caso non vi capiterà. È buono anche il comparto telefonico, si sente bene l'audio in capsula, si sente molto molto bene anche il viva voce. Anzi, facciamo una cosa, giusto per chiudere la recensione, io faccio partire una chiamata, volevo farvi sentire proprio come funziona anche in questo caso. Mai più senza credito con la ricarica automatica di 3. Il suo... Come avete sentito, l'audio è molto alto, è piuttosto potente, e questa particolare sagoma che lascia leggermente incassata la capsula fa sì che anche se poggiate lo smartphone su una superficie piana come questa, ma in realtà anche sulle superfici morbide, il viva voce non venga mai eccessivamente messo in difficoltà, si sente sempre piuttosto bene, quindi va molto bene anche da questo punto di vista. Che cosa vogliamo dire in definitiva di questo smartphone? Ho cercato di eseguire questa recensione in questi giorni di prova basandomi solo sull'aspetto, sulla facilità di utilizzo. Io sono un appassionato di questi, chiamiamoli giocattoli, mi piacciono chiaramente degli smartphone anche molto potenti con alcune funzioni, ma il focus di questo dispositivo non è questo. Si vuole offrire a un certo tipo di pubblico un dispositivo che funziona bene perché ha delle caratteristiche hardware di livello medio, certamente non sono scarse, quindi non lo vedrete mai rallentare, non avrete mai degli impuntamenti di sistema, ma ciò che è veramente importante è il lavoro di cesello che è stato fatto da parte di Doro sull'interfaccia utente per renderlo davvero facilmente utilizzabile a chiunque, e credo che sia stato fatto davvero davvero centro. Il costo non è contenutissimo, perché costa 285 euro di listino, ma è sicuramente uno smartphone che per chi ha un certo tipo di esigenza rasenta la perfezione. Mi fermo qui allora per il video del nuovo Doro 825 Liberto e vi rimando ai prossimi video. Un saluto da Ivan.